Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epocal Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epocal Spa, visita il nostro sito www.epocalspa.com. Amici di Scratch, ben ritrovati. Beh, prometto, questa è l'ultima settimana, la settimana prossima faremo qualcosa così di molto dusmon, ma per due settimane una pausa, dobbiamo rimetterci in sesto, dobbiamo cambiare le scenografie, per cui già vi do appuntamento per i primi di marzo, ma state con noi anche giovedì prossimo. Intanto preparo e vi presento i miei ospiti, intanto sono contentissimo di avere qua Francesco Lamon, reduce dagli europei di Grenking. Insomma, una soddisfazione. Ma senza dubbio una soddisfazione enorme, anche perché comunque diciamo che ripaga un po' tutta l'invernata difficile che abbiamo fatto, perché comunque sono stato tanto via da casa e tra Argentina e vari ritiri, comunque il periodo in cui sono stato assente è stato parecchio. Era un po', diciamo, l'obiettivo del 2023, anche perché comunque era il primo che dà punti per la qualifica olimpica di Parigi 2024, quindi essere partiti con il piede giusto e aver agguantato, diciamo, il risultato pieno ci consente di lavorare da qui in avanti con una relativa tranquillità, ecco. Io ho letto, meno medaglie, sì, però c'era una botta dei corridori, da paura. Sì, meno medaglie rispetto all'ultima edizione, però ovviamente il livello si sta alzando e, come ho detto prima, in qualifica olimpica si tende sempre a dare quel qualcosina in più, anche come numero di presenze. E lo si denota dai tempi fatti in tutte le prove, quartetto compreso, perché comunque siamo solo a 5 secondi dal record del mondo, fatto comunque in circostanze ottimali, diciamo, sia come preparazione anche come velodromo. Quindi è stato un buon punto di partenza e che ci rende molto soddisfatti del lavoro fatto quest'inverno. Poi presento volentieri Stefano Nardelli, grazie Stefano per essere qua. Ciao Nicola, grazie. Tanto, insomma, anche tu stai avendo la tua soddisfazione nella tua attività, però con te ti ho invitato qua perché sono un po' preoccupato, nel senso, adesso io ho visto un risultato di Predomo che per me è eccezionale nel Keirin, se non sbaglio, penso che sia dopo 35 anni il risultato migliore, perché non si è mai visto un velocista così, grazie a Ivan 40 che lo sta mettendo in sella, però sono preoccupato perché queste annate lunghe, specie adesso che andiamo con la preparazione, ho l'impressione che sfruttare tanto gli juniors, fai conto, da gennaio fino ad arrivare, poi dopo pretendiamo che facciano anche ciclocross e pista, cioè li distruggiamo. Sì, no, il problema per un becero proprio poi interessa, perché non tutti, ma tanti usano questo momento qua per dire vendiamo, facciamo il nostro mercatino, ecco. No, in realtà sì, i juniores purtroppo hanno, in generale si sono spostati tutti con un volume più alto della stagione, di ore di allenamento, e che sì, da una parte magari predispone anche a migliori prestazioni subito e sfruttano anche la componente giovane che dà un po' più quella maggiore esplosività rispetto a uno che ha 30-35 anni, però d'altro canto magari porta anche a carriere un po' più brevi
anche se bisogna dimostrarlo perché bisogna vedere se effettivamente è così. Però tendenzialmente sì, cioè, era uscito anche un articolo su un sito di ciclismo italiano che si parlava di questi juniores che gli italiani fanno addirittura, nonostante abbiano aumentato i volumi, meno degli esteri, però anche lì bisogna pensare che gli juniores vanno ancora a scuola, che sono tante variabili, insomma, che bisogna. No, di questo sono contento, però la domanda che faccio anche a te, Francesco, beh, tu sei da giovanissimo, sei entrato nella nazionale pista e stai facendo una carriera oramai di assoluto rispetto, non devi più dimostrare nulla, i tuoi obiettivi sono chiaramente le Olimpiadi, però hai trascorso tutta la tua carriera in pista grazie anche a Marco Villa e tutto l'entourage. Però è vero, per esempio, adesso voglio citare Predomo perché la cosa mi ha colpito. Diciamo che per un appassionato, oltre alle grandi conquiste con il quartetto, il corsa punti, eccetera, però credo che sia la notizia più importante perché era una cosa che ci mancava. Ecco, a diversità del ciclocross, la pista riesce ancora a portare avanti degli uomini. C'è coraggio di metterli in pista, di convocarli, di farli mettere la già e dire: sbattiamo in faccia e vediamo cosa succede. Sì, hai detto giusto, perché comunque al di là del risultato, centrare una finale a un campionato Cowboy. europeo di qualifica olimpica comunque è importante, quindi vuol dire che il ragazzo le doti ce le ha e delle doti anche più del normale, perché comunque a 18 anni riuscire a centrare una finale per loro in un curling in chiave olimpica è davvero qualcosa di importante che ha stupito tutto il gruppo perché nessuno se lo aspettava. Quindi il merito, oltre a Marco Villa, va anche a Ivan 40, che comunque sta creando un gruppo di giovani velocisti che da anni mancava in Italia. Quindi diciamo che il settore mancava, ma perché proprio non c'era il gruppo di ragazzi che si dedicasse solo ed esclusivamente al settore della velocità. Ed è anche comprensibile perché a un ragazzino di 18 anni la priorità sembra sempre che possa essere la strada, quindi diventa proprio difficile anche mentalmente impostarsi ad fare solo attività ed esclusivamente pista. Quindi sta lavorando bene con dei giovani e hanno avuto anche una novità che è Stefano Moro, che fino a Sì. poco tempo fa era uno del quartetto, quindi lavorava con noi Endurance, ha provato questa strada, intraprendere questa strada che è totalmente diversa da quello che lui faceva, però comunque il fisico ce l'ha, le doti pure, e manca solo un po' di esperienza che può portarlo, secondo me, ad avere anche lui dei buoni risultati. Stai attento, adesso io manderei i primi 2 giorni di highlights che ci ha confezionato Christian Bong, che oramai vi segue come un'ombra, è diventato il vostro videomaker oramai di fiducia. Noi lo ringraziamo perché ha una marcia in più indubbiamente e ci sta facendo emozionare sia nei siti, nei social, ma soprattutto con quello che ci confeziona per noi di Scratch. E poi dopo la terza giornata con Milan, Jonathan Milan, che anche lui mi pare che sia il treno a vapore, e Simone Consonni che ci ha fatto brillare gli occhi. Thank you.
Ragazzi, ce l'ho fatta, sono riuscito a portare a casa finalmente dopo un titolo olimpico e un titolo mondiale questa maglia di campione europeo, la prima del mio palmarès, e questa è per tutti voi che avete sempre creduto in me, grazie mille. We'll be right back.
Ma intanto vorrei ringraziare tutto lo staff della nazionale italiana, i ragazzi, tutti coloro che mi hanno supportato qua, e la mia famiglia che mi è venuta a vedere, e anche tutti i miei compaesani che mi hanno supportato da casa e che mi supportano sempre. Quindi un grazie e un grande saluto a tutti loro. Ben rientrati. Allora, Simone Consonni, vabbè, corsa punti, tanta roba. Sì, diciamo che è stato un po' un esperimento anche per lui, perché è la prima volta che scendeva in campo in questa specialità. Comunque, gli mancava quella medaglia proprio. È condizionato da un ottimo periodo di forma, perché abbiamo visto anche il recente Saudi Tour, è riuscito a vincere una tappa ed era sempre piazzato anche su tappe abbastanza dure, quindi vuol dire che La forma c'era e si è visto, perché comunque era protagonista in tutte le discipline in cui è sceso, quindi ma lui va il merito di risultati ottenuti, ovviamente anche nel quartetto. Comunque è un pezzo fondamentale, come penso lo siamo quei 4-5, quindi se l'è meritata tutta, e quindi un plauso va a lui. Tu ti aspettavi che anche con le donne, siccome è sempre tutto Marco Villa, io pensavo che avesse avuto un po' di difficoltà, perché comunque c'era soltanto l'allenatore per le donne, invece sto vedendo che stanno tenendo di nuovo benissimo e tutte quante sempre molto competitive. Certo, io penso che sia proprio un discorso di convivenza, diciamo, da capire un po' le abitudini sia del CT, ma anche le abitudini del gruppo femminile, quindi penso che sicuramente avrà avuto le sue difficoltà a Villa a cercare di amalgamarle bene, bene tutte quante, però i risultati sono dalla sua parte, quindi vuol dire che il lavoro che sta facendo porta i suoi frutti. Cos'è che io Marco lo conosco da tantissimi anni, però per voi deve essere proprio un faro. Cos'è che piace più a te o anche a voi? Parla poco, quando parla ci pensa, non so quali sono i doti. Sì, il fatto che comunque gestisce il gruppo più che come una squadra, come una famiglia, diciamo. Quindi se c'è da rimproverare, rimprovera, se c'è da congratularsi, si congratula. Quindi è più vista come un gruppo di amici, con ovviamente il faro che è Villa. E quindi penso che sia questa un po' la forza del nostro gruppo, ed è il modo di fare che ha lui con noi, quindi non è il classico direttore sportivo fine a se stesso, però comunque ci riesce ad avere un buon dialogo anche al di là del ciclismo, diciamo. Tu hai fatto la tua carriera nella pista, sei un giovane, ti viene a chiedere ma voglio fare la strada, cioè tu hai preso una decisione da uomo, nel senso di carattere, non ti sei fatto abbindolare, insomma, per dire posso fare una carriera, forse anche molto, eri una bella promessa, io ti ricordo da allievo, eri un vincente su strada insieme a Donato con il Mirano. Certo, no? Sì, mi ricordo che comunque era nell'anno 2018, ero secondo o terzo anno con la Colpa, che comunque si vociferava l'eventuale possibilità di un passaggio al professionismo, e quasi contemporaneamente mi è stato proposto, è stato l'interessamento dal gruppo sportivo Fiamme Azzurre di entrare in questo progetto, ovviamente più a lunga durata, quindi diciamo che senza pensarci due volte ho deciso di intraprendere questa carriera, questa strada, perché comunque mi dà quella sicurezza in più di preparare qualsiasi tipo di appuntamento, ovviamente su pista. E la differenza rispetto ad aver scelto un percorso su strada è perché comunque risultati su pista vedo che riescono a venirmi con una relativa facilità rispetto a un ipotetico percorso su strada, quindi diciamo che ho seguito un po' quelle che sono le mie caratteristiche e sono contento e orgoglioso, diciamo, della scelta che ho fatto, perché se tornassi indietro lo rifarei altre mille volte, quindi non devo far altro che continuare comunque a dare il massimo, a ringraziare il gruppo sportivo Fiamme Azzurre, che non mi fa mancare niente sia sotto il punto di vista della preparazione, ma anche sotto il punto di vista mentale, psicologico, perché comunque mi sono sempre vicini, quindi è fondamentale. Diciamo che tu hai scelto, hai realizzato un sogno e anche la concretezza. Non penso non ti sei fatto abbagliare dai milioni di euro come pensare faccio il contratto della vita, no, non te ne è fregato niente.
hai pensato al tuo futuro? Sì, anche perché comunque io sono capitato in degli anni abbastanza difficili anche proprio per riuscire a passare professionisti. Beh, non credo, perché passavano tutti comunque. No, non credere, quando gli anni in cui passavo io, cioè in cui passavo io, in cui sarei dovuto passare o passavano gli altri ragazzi, sono passati Ganna, Consonni e Moscon quell'anno lì. Da lì in poi, per ragazzi che comunque si sono distinti proprio a livello internazionale da prendere i fatidici milioni come dici te, in Italia ce ne sono stati veramente pochi, se non nessuno, quindi ripeto che... No, ma ti do perfettamente ragione. Quindi era comunque in ogni caso un passo più lungo della gamba aver rischiato di passare... No, tu ti sei comportato benissimo. Ah, io sì. Dico sempre, anche nel ciclocross abbiamo visto i Malacarne, i Federico Zurlo, che erano dei grandi talenti, hanno abbandonato quella disciplina per poi dopo non fare nulla, perché è difficile. Tu che vedi anche i corridori, ma anche nella crescita, puoi dire la tua, cioè come mai noi poi dopo un certo punto non dimostriamo? Allora, sicuramente c'è il fattore mentale, perché bisogna essere portati per essere professionisti, non è che uno sì, ma basta. Gli italiani sono, siccome emergiamo nella pista, siamo teste di serie, ce la giochiamo con i più forti, no? In strada invece poi spesso andiamo a fare le badanti di qualcuno, no? Non esprimiamo il campione. Io credo che sia una questione che non sappiamo sognare alto. Magari fosse solo quello. Ecco. No, diciamo che sicuramente appunto predisposizione, perché non tutti comunque hanno quella mentalità. Sicuramente la parte genetica, bisogna essere anche fortunati, però in Italia in generale la genetica è forte, nel senso che nascono corridori forti. Cioè mangiamo tutti bene, voglio dire. Sì. E forse l'ambito di un po' sviluppo dei giovani, ad esempio all'estero, spesso c'è una forte componente di ricerca scientifica affiancata poi alle federazioni, anche in Italia in realtà, però all'estero c'è proprio una mentalità leggermente diversa. E magari nello sviluppo dei giovani, fin dai principi, c'è una linea un po' più chiara. Poi anche forse la mancanza di una squadra World Tour in Italia che abbia una satellite importante. Ti faccio una domanda. Non è che forse è anche un po' responsabilità nostra, dei nostri genitori, di alcuni direttori sportivi, che quando vedono l'esordiente che vince 3-4 gare, già gli insinuano nel cervello che è un grande campione? Ah beh, assolutamente, soprattutto... Può essere anche sì, questo? Tante volte è un insieme di fattori, poi uno se è forte, anche se da allievo si allena troppo, così poi bene o male emerge, perché genetica è genetica. E il problema è quando uno non è così forte, viene allenato molto e più di quello che dovrebbe, e fino a un certo punto ha uno stallo e quindi non ha più i risultati. Eh sì. E viene confuso come un campione magari. Io adesso mando la quarta e quinta giornata piena di emozioni e poi l'intervento ce l'abbiamo qua. We'll be right back.
We'll be right back.
Ben rientrati amici di Scratch. Io quando vedo la pista divento matto, anche perché insomma ci ho fatto una vita, ho organizzato tante di quelle gare in pista e la pista ha un fascino indubbiamente importante. Quartetto, tu hai detto siamo stati a 5 secondi e non è stato proprio una passeggiata, avete avuto qualche problemino, ma se fosse andato tutto liscio l'avreste disintegrato il record. No, arrivarci vicino a quel 3.42 fatto a Tokyo in questo momento è difficile, perché comunque, come ho detto prima, Tokyo era le condizioni ideali per fare un buon tempo, infatti si è visto che non solo l'abbiamo fatto un bel tempo noi, ma... Poi eravate gasati da morire. A parte quello sì, però comunque anche le altre nazioni, voglio dire, erano su un livello, tempisticamente parlando, molto alto. Quindi è difficile adesso, in una pista, diciamo, tra virgolette, normale, riuscire ad avvicinarsi a quel tempo. È stato un buon tempo considerando il periodo della stagione in cui siamo, perché abbiamo appena ricominciato tutti, quindi... era difficile capire a che punto fossimo noi, ma anche in relazione alle altre nazioni. Sì, c'è stata qualche piccola sbavatura, però dovuta a degli esperimenti che stiamo comunque facendo anche noi, cercare di capire come ottimizzare al meglio le tirate e quindi cercare di guadagnare i decimi sul cambio che si perderebbero eventualmente. Quindi anch'io, invece di fare i classici due giri in partenza, ne ho fatto un po' di più, ho fatto due giri e mezzo, quasi tre, e di conseguenza anche gli altri ragazzi hanno tirato un po' di più e io in primis non sapevo in che situazioni potevo arrivare a tre quarti quartetto, quindi c'è stato un po' di confusione in un mezzo cambio, però siamo riusciti comunque a salvarla al meglio e fare comunque un ottimo tempo, perché 3.47 è un ottimo tempo. Col senno di poi... aggiungo io che 15 anni fa, sì. Cioè, sta roba qua era proprio marziani. Ma anche 5 anni fa. E quindi, no, dicevo che comunque si riusciva a fare qualcosina meglio, ma comunque non avvicinarsi al record del mondo. Però, insomma, è un buon punto di partenza da qui ai mondiali di agosto. Scartezzini, io faccio un plauso, anche perché l'ho avuto qua in studio, sono contento. Un altro atleta si sarebbe demotivato a morte, no? Nel senso, perché non la convocazione è mancata ai mondiali, poi alle Olimpiadi, insomma, ha avuto qualche difficoltà. È tornato alla stragrande. Ma lui comunque sa il fatto suo e sa dove può esprimersi al meglio, poi non deve essere vista come un fallimento non far parte del quartetto. Ma sì, voglio dire, ma è anche merito vostro del gruppo dentro. Anche perché comunque lui riesce a dimostrare ben altro e molto di più di quello che potrebbe dimostrare in un quartetto, ad esempio in una Madison. Lui è comunque la medaglia, riesce sempre a portarla a casa, quindi va un plauso a lui che riesce a tritagliarsi. Lui sa dov'è al momento, ogni volta che fa la Madison, mi sembra un po' Silvio Martinello, sa esattamente il punto dov'è, come lo facevi tu, non siete lontani da dove è il momento del cambio, siete molto presenti, perché a volte un metro in più, un metro in meno è la volata decisiva. Assolutamente, fa la differenza, infatti da quando siamo in Fiamme Azzurre assieme l'americana la facciamo sempre in coppia, quindi abbiamo un'ottima affinità che speriamo di riuscire a mettere in campo anche alla prossima Coppa del Mondo, che sarà in Indonesia settimana prossima, quindi... C'è l'americana, c'è il quartetto, quindi speriamo di portare a casa un bottino pieno. Milan e Ganna. Ganna è oramai una sicurezza anche per quanto riguarda le cronome su strada. Milan è una potenza della natura, perché io penso sia ancora più potente di Ganna. Diciamo che hanno caratteristiche simili, ma allo stesso tempo diverse, perché comunque Milan è molto più esplosivo, infatti si vede anche che vince le volate su strada con largo vantaggio sul secondo, quindi una progressione spaventosa. Vuol dire che è una potenza difficile da trovare anche a livello mondiale, perché comunque riesce a fare in buon modo la partenza, riesce a fare anche il terzo del quartetto, quindi è polivalente nelle posizioni in cui... Una Milano-Sanremo potrebbe anche vincerlo domani. Ma io penso che comunque è giovane e un po' di esperienza... sulle gambe gli manchi per quanto riguarda la strada, certo. Su pista ovviamente ha già dimostrato di essere a livelli mondiali, diciamo, quindi penso che su strada possa ritagliarsi benissimo il suo spazio. Stefano, ti arriva a te un atleta come Milan o come Ganna? Cioè, quelli sono mostri, ragazzi. Da sbizzarrirsi. Da sbizzarrirsi. No, sicuramente avranno dei valori pazzeschi, soprattutto in watt assoluti, quindi... Ma quando tu ti metti là con le tue macchinari, vedi che un atleta, cioè io vi gasate anche voi, penso. Ah, no? Beh, sì, io principalmente
personalmente con i dati mi si apre un mondo, quindi sicuramente mi brillano gli occhi quando vedo certi valori. E sì, li vedo, adesso seguo un po' di Under 23, un po' di Continental, però i valori che hanno Milan, insomma, non si vedono tutti i giorni, quindi... Ho sentito una frase sui social di un direttore sportivo che ci sono troppe Continental. È vero o non è vero? Troppe Continental che non fanno le Continental, forse. No, sarebbe bello che ci fossero delle Continental che fanno attività veramente da Continental, come all'estero, per dire. Perché è vero sì che le gare internazionali si fanno, però sarebbe bello che facessero anche qualche corsa tappa in più all'estero, perché... Una volta anche in Italia c'erano un sacco di corsa tappe, anche quando correvo io, che correvo con Francesco, certo. Quindi e già lì c'era stato un calo, ma adesso ancora di più, anche se è tornato il giro, che vabbè adesso non si sa se si fa o meno. E diciamo che gli anni, diciamo che quando si va più forte è quando si fanno comunque una certa serie di corsa tappe. È beh logico. E basta vedere al Val d'Aosta dell'anno scorso, al Giro d'Italia, comunque chi era davanti. Tutti atleti che comunque avevano fatto come bagaglio una o due corsa tappe almeno di 5-7 giorni, quindi... Quelle che mancano un po' in Italia, diciamo. Sì, che sicuramente mancano. E se ci sono all'estero, però chi è in Italia, le squadre italiane, non si sa se è per motivi economici, probabilmente sì, o per comodità non le cercano, a parte qualche squadra, basta vedere il Team Friuli, che magari è perché è anche più vicino al confine, quindi magari è più invogliato. Certo. Quella è una cosa che forse manca anche... per lo sviluppo dei nostri under. Futuro della pista. Elia Viviani, bisogna vedere cosa farà. È una pedina importantissima, perché insomma non è ancora vecchissimo e potrebbe essere un contributo importante per quanto riguarda le prossime Olimpiadi, che ormai mancano un anno e mezzo. E il polso suo è qual è? Dovrebbe prendere una decisione, tanto così per due chiacchiere al bar, mollare completamente la strada e dedicarsi tanto alla pista, perché la vedo dura. Non perché sia vecchio, però... Ma deve fare una scelta forte. Elia, indipendentemente che possa correre, continuare... È un metronomo. È una figura di riferimento non solo per noi, ma per tutto il movimento ciclistico, perché comunque sa il fatto suo, è una figura di spessore e influente anche nelle scelte che ipoteticamente lui potrebbe prendere, quindi sul suo futuro io ti dico non saprei proprio come esprimermi, perché... è un grande campione, quindi sai benissimo che te è un grande campione, può decidere di smettere domani o come continuare altri 5-6 anni, quindi sul suo futuro non mi sento di esprimere un'opinione, diciamo, so che comunque da tifoso, indipendentemente dalla scelta che lui possa prendere, rimarrà nel mondo del ciclismo assolutamente. Da tifoso, e ti dico, mi auguro che continui, anche da atleta, perché comunque gli insegnamenti che lui può darci sono fondamentali. Diciamo che tu, Francesco, hai 29 anni, io ti ricordo, ne avevi 14, quindi qualche anno l'abbiamo fatto insieme. Questo mondo, il mondo del ciclismo, specie se poi hai avuto un percorso come il tuo, molto equilibrato, ma anche molto, credo, coinvolgente, bello. Cioè, è difficile staccarsi. Un domani dove ti vedi? Dove sì, ti vorresti allora, vedere? Io, fino ad ora non posso dire di non avere assolutamente rimpianti per quanto riguarda la mia carriera ovviamente su pista, perché comunque le mie soddisfazioni sono riuscito a prendermele e mi hanno dato la forza comunque in ogni modo di continuare ad andare avanti. Ovviamente l'età, adesso non sto dicendo che sono vecchio, però comunque per la carità, in relazione ai ragazzi devi che pensare, stanno, perché comunque bisogna pensare in relazione ai ragazzi che comunque stanno crescendo, che hanno, si parla quasi di una decina d'anni meno di me, e diventa un po' difficile anche mettersi in confronto e a paragone con loro, quindi mi vedo sempre all'interno del gruppo, magari Fiamme Azzurre, mi piacerebbe magari fare dei corsi da direttore sportivo in modo da poter insegnare a mia volta quello che comunque ho imparato io e magari può far crescere e magari può far vincere qualcosa di importante, d'altronde anche a qualche giovane che cresce. E perché non diventare il commissario tecnico della nazionale? Io sogno alto, nel senso che tu, come anche Stefano, siete giovani, Stefano ha preso esprime la sua carriera, è un padre di famiglia, in soldoni vorrei far capire anche ai telespettatori che questo, cioè, il lavoro delle brave persone è un lavoro molto lungo e faticoso, scrivere proprio una pagina alla volta per creare un grande libro, è quello che state facendo voi con grande sacrificio. Poi arriva Sanremo
Sputtana tutto, nel senso che là ha aperto i giochi di tutto. Cioè, c'è un punto di riferimento per questa società dove il cialtrone ha più successo, che non è così, non sarà mai così. Apparentemente fanno passare, c'è stato Sanremo, ha fatto 700.000 follower, è diventato milionario Tizio, Caio, e sempre. Tutte palle colossali, perché la gente e i ragazzini ci cascano. Per cui tante volte è difficile parlare con voi, che vi fate un culo grande così, che scrivete la pagina della vostra vita giorno dopo giorno con grande sacrificio. Per cui io voglio essere, per quello che mi riguarda e per il tempo che mi è concesso, di poter sempre parlare bene di voi e cercare di dare una mano a quello che sono le vostre visioni, i vostri sogni. E guai a chi li tocca, perché io non voglio che mai pensare che Francesco Lamon o lui o tanti altri con un selfie hai risolto il mondo. Vi fate un mazzo grande così, siete dei grandi padri, come tu lo sei già, e quindi io questo voglio salvaguardare, e questo che vorrei trasmettere. Voi cosa pensate di tutto questo? Anche di quello che avete potuto vedere, perché comunque Sanremo non lo guarda nessuno, però tutti sono informati. Io l'ho guardato, non certo fino alle 2:30 di notte, ma per farmi un'idea di che schifezza abbiamo visto. Questo è un mio parere. Ah, Sanremo a parte, che comunque è la classica ondata che di febbraio, poi diciamo che è il periodo in cui viviamo, che sto vivendo anche me stesso, anche proprio, come dicevo prima, in relazione alle generazioni che stanno crescendo, c'è un mondo, stiamo parlando di una differenza di una decina d'anni, e quindi c'è già una differenza enorme anche come modo di approcciarsi ad una corsa o alla vita, a stare in gruppo, che è la cosa semplicissima, certo, anche nella classica convivenza tra persone, quindi non è una colpa loro, perché si trovano in un contesto, a mio modo di vedere, difficile e troppo social, perché comunque c'è da dire anche quello, che la parte social sta diventando imponente rispetto alla parte concreta, ma reale. Ma mi rincuori, hai 29 anni, non sei proprio né vecchio né giovane. Stai parlando comunque, però, con uno che è abbastanza all'antica anche sotto l'aspetto social. No, vabbè, ma per fortuna, quindi non si tratta all'antica, si tratta giusto o sbagliato, perché sennò poi ci diamo un'etichetta che non va bene, cioè giusto o sbagliato, non è che c'è la testa sulle spalle, stai facendo dei ragionamenti, credo, condivisibili e veramente nobili. Cioè, una persona con un minimo di raziocinio sa che c'è uno scambio generazionale. Chiaramente non è il caso di Predomo, però lui userà il cellulare diversamente da come lo usi tu, lo capisco. Però è anche giusto che una persona giovane come te possa essere interprete. Io, nei tuoi riguardi, che c'è un gap minore, ma tu come nei giovani hai un gap minore per poter portare una parola e calmirare, cioè nel senso un po' di equilibrio. Sì, l'equilibrio è quello che la fa da padrona anche all'interno del nostro gruppo, perché abbiamo dal 19enne al 18enne Predomo, citato, sì, prima, al 30enne, 32enne, come possiamo essere o io o Scartezzini, certo, quindi a volte può risultare difficile appunto avere anche un colloquio con questi ragazzi, che comunque devo dire, sì, sono rispettosissimi, cioè non sto parlando di mancanza di rispetto assolutamente, assolutamente no. Però è un modo di vedere assolutamente diverso, e la cosa che mi colpisce è che comunque non stiamo parlando di 20 anni di differenza, ma di una decina d'anni, quindi sì, è importante cercare di farli crescere nel miglior modo possibile. E per questo mi ricollego al discorso che tu mi hai detto prima, mi piacerebbe l'idea del direttore sportivo all'interno sempre del gruppo della pista, ecco. Io sono contento di quello che dici, anche perché tu sei genitore da poco, la piccola Diletta dovrà comunque vedersela col papi, che non so se gli darai tanti social così, però qualche volta in qualche cronaca ho visto qualche gioco, qualche corridore che gli andava male la volata e buttava la bicicletta. Io ho sempre detto, beh, quella bicicletta ha un costo e ci sono sacrifici da parte, e quindi ho sempre tirato un po' le orecchie, no? Diciamo che chi si è macchiato di quei comportamenti non è mai diventato un grande corridore, e quindi questa la dice tu lunga. Però sul fatto che un giovane ventenne che pratica un'arte che è quella del canto, come è una disciplina anche quella, come la disciplina del ciclismo, quindi dovrebbero essere dei fari che vanno là e debbano assolutamente garantirci a loro volta una idea di educazione, di equilibrio. Vedere uno che spacca il palco con i fiori, con quella violenza, e dico no, non ci siamo, perché se i ragazzi vedono quello e si affrancano, e poi dopo
penso che una persona adulta come il presentatore, anziché tirare gli orecchi un calcio in culo, prendi la scopa e pulisci, non il fatto sempre di coccolare questi comportamenti, secondo te come l'hai vissuta questa cosa? Sicuramente, perché è uguale anche nelle società. Sì, assolutamente. Anch'io sono un po' più sul vecchio stampo, cioè essere duri dove serve, un po' più tranquilli in alcune occasioni. Il problema è che appunto la tecnologia, i social, hanno permesso l'accesso anche ai giovani che hanno anche 10 anni, 8 anni. Sì, vorrei dire, forse per un click in più questi qua fanno cose che in una situazione normale non si sognerebbero. Assolutamente, sì. Beh, lì è stato proprio fuori controllo. Magari sarà stata architettata dalla regia, però non tutto, penso, perché è proprio andato fuori di sé. E il problema è che sono visti come gli eroi moderni, però sono visti da persone che non hanno ancora un po' di razionalità, che sono i giovani, no? Che ci a 13 a anni qua. Come fai a... La vedo dura, voglio dire, per noi che stiamo cercando di perorare una causa di equilibrio, di onestà, insomma. Quando tu vai, sei italiano, io credo che nello sport la prima cosa sono un po' di rispetto, un po' di contegno, no? Invece quando poi suona l'inno nostro. Chiaro, assolutamente. Deve essere la prima cosa anche un orgoglio in se stessi. Adesso mi viene in mente il discorso, come tu hai detto, dell'inno. È la cosa che penso che per uno sportivo possa essere, oltre alla più orgogliosa, diciamo, anche la più rispettosa, perché comunque si parla sempre di un inno. Certo. Un minimo di forma e di comportamento, diciamo, che ci vuole sempre. E per gli sportivi questo, pensa che loro hanno avuto anche a Sanremo l'onore di avere Mattarella, il quale spero non abbia visto quello spettacolo, ma certo il suo papà, uno dei padri fondatori della Costituzione, il papà del nostro Presidente della Repubblica, erroneamente, da quanto detto Benigni, non è stata scritta come una canzoncina in 448, perché è stato un lavoro immenso, dove i padri costituenti hanno lavorato immensamente per avvicinarsi alla perfezione con la nostra Costituzione, la parte prima, per cui era giusto anche dare un cappello. Sulle nostre pagine YouTube, anziché noi non mettiamo culi oppure sfasciamo le cose, ci sono 5 puntate sulla Costituzione italiana con l'avvocato Bottoli, guardatela perché può essere utile per i vostri figlioli. Bene, io Francesco ti chiedo, adesso inizieranno chiaramente anche delle 6 giorni, che la cosa non guasta. C'è, rispetto a una volta, sono calate tantissimo, ma c'è ancora un po' da guadagnare soldi, perché alla fine dovete anche mettere in piedi il pranzo con la cena. Sì, diciamo che comunque... Una volta era una cosa spaventosa. Una volta era l'evento dell'anno, mi ricordo che sentivo parlare comunque che il ciclista su pista viveva con le 6 giorni, quindi assolutamente erano l'appuntamento fisso. Ovviamente in un anno ce n'erano penso una decina, adesso siamo arrivati a 5. Sceglievano loro quale fare. Sì, esatto, siamo da 5, qui in Italia ce ne sono 1/2 che possono essere, che è quella di Fiorenzuola, che oramai Pordenone, certo, anche che sta crescendo veramente molto bene. Una volta c'era Torino. Le storiche rimangono sempre, che possono Gand, Berlino, Rotterdam, quindi le 6 giorni ci sono. Ovviamente diciamo che ormai è un club riservato. Ecco, quindi a meno che non ci sia proprio la Champions League non ha aiutato, a me non è piaciuta sinceramente la Champions League, però... La Champions League è un evento moderno che secondo me comunque prenderà sempre più piede nel corso degli anni. Perché è semplice, forse per quello. Sì, è proprio semplice, perché alla fine si tratta di 5 prove, sì. C'è una classifica, ogni tipo di prova dà un punteggio e vince chi ha più punti, quindi... Il concetto è molto semplice, però secondo me è una cosa molto positiva, perché è un vero e proprio show che effettivamente manca nel ciclismo, l'idea, certo, di show e di spettacolo, quindi perché non abbinarlo al ciclismo su pista, che è la cosa che si amalgama più... Sport e spettacolo una volta. Esatto, esattamente, quindi secondo me è un appuntamento che prenderà molto piede. Io spererò magari in un futuro di andarci, perché è una cosa che comunque anche come prove sono abbastanza brevi, quindi potrebbero, certo, anche... favorirmi, diciamo, vediamo nel futuro se... Beh, è questo lo scarto generazionale. Io ricordo le 6 giorni dove gli atleti stavano 24 ore su 24 per 6 giorni, 6 notti, perché dormivano e poi gareggiavano, certo. E addirittura a sorpresa c'era la monetina, e non è detto che non ti svegliavano nel cuore della notte
per farti la tua gara. Bene, io intanto vi ringrazio per questa bella passeggiata che abbiamo condiviso insieme. Io do appuntamento con i primi di il primo giovedì di marzo, ma già settimana prossima metteremo e confezioneremo qualche cosa che possa essere per voi di gradevole, con gravellando, per capire alcuni luoghi per poter andare a passeggiare da qui a pochi giorni, visto che la primavera oramai è alle porte e noi speriamo che questo inverno brutto veramente ce lo mettiamo alle spalle e che rifioriscano veramente i buoni sentimenti e che questa guerra ce la togliamo dalle palle, perché non si può più, bisogna imparare a far pace. Se non impariamo a far pace non andiamo da nessuna parte. Grazie Stefano, ritorna a casa tua, e un bacione alla bambina. Grazie. E grazie anche a te. E poi io spero sempre che tu arrivi un giorno e dici guarda, mi sposo quel giorno. Io sono un sentimentalone, sai, mi piacciono le cose fatte bene. E quindi spero quel giorno che arrivi, Nicola, mi sposo e io sarò l'uomo più felice di questa terra. Grazie, grazie mille. Auguri a tutti voi e a noi. Ci rivediamo settimana prossima per quel che già vi ho detto. Matteo e Stefano Nardelli, siamo preparatori fisici, laureati in magistrale in scienze dello sport. Vi aspettiamo qua al Flow Performance Lab per consulenza, test e allenamento. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com.